Abbiamo iniziato per Jack. Ciao Monica. Ciao. Iniziamo la sessione Le mazzate di Monica. Ti accompagno brevemente, conto da 5 a 1. 5. 4. 3. 2. Dimmi come vedi Jack. Lo vedo in piedi e mi mostra che alla caviglia destra ha una catena, attaccata alla catena una palla di ferro, e lui con delle forbici cerca di tagliare questa catena. Ci riesce? No, non è uno strumento adeguato. Quindi le forbici si rompono? Sì. E poi cosa fa? Prova con altre forbici o desiste? Si siede. Desiste. Temporaneamente desiste. Ti dà l'autorizzazione? Sì, proprio mentre è seduto, con la testa fra le mani, dice sì. Ok, chiamiamo, non so perché subito, nel cinema, un po' di gente. Se vuoi, Jack, tua moglie? Sì, si morde le labbra. Con che senso? In quale senso? Allora, un misto tra preoccupazione e capire che siamo arrivati al dunque, quindi ansia anche di vedere. Figli, sono due, giusto? Due. Sì, entrambi entrano un po', forse giocando fra di loro, non prendendo del tutto seriamente per ora la cosa, ma ci entrano. Tutti quelli che vogliono venire. I tuoi genitori sono vivi, Jack? I genitori? La madre sì, il padre non mi sembra di vederlo. Sì o no il padre? Gironzola, ma non mi sembra così intenzionato poi a sedersi. E lo vedo meno consistente degli altri, un po' più trasparente, diciamo, no? Fratello? Beh, intanto il padre o è dentro o è fuori, o è consistente o se ne va. Allora, si ferma stando in piedi, preferisce non sedersi, sta in piedi. Ok, fratello? Il fratello, allora, mentre appunto i figli di Jack, la moglie e la madre, le vedo nel settore, diciamo così, a destra, il fratello lo vedo nel settore a sinistra. Che senso ha questo? Non saprei proprio, nel senso che allora lo vedo collegato ai genitori. Infatti è sulla stessa fila dei genitori, identica, che è la penultima fila, praticamente nella stessa posizione, però in un altro settore, come se lui volesse mantenere la propria identità separata, quindi vuole fare questo lavoro qui di assistere alla sessione senza troppi condizionamenti. Dico anche una sorta di collega di lavoro di Jack, collega di lavoro o super giù, ecco, magari non stretta collega di lavoro, ma che ha in qualche modo a che fare con il lavoro di Jack.
Okay. Dall'altra parte. Dove c'è il fratello? Ok, cose di lavoro, Jack? Avete fatto cose di lavoro insieme? Ok. Nome della PS? Vino. Nome della PE? Spirito. Che sì, poi sì. La PE è lo spirito. Però ha doppio senso con lo spirito dell'alcol, no? Sì. Nome del progetto? Cactus. Spine. Tante spine. In vibrazione. 1,6 miliardi. Consapevolezza. Centoventidue per cento. PS. 38. Vite. 2002. Due finale. Cervello, sì sì. Palindromo, quindi. 7,5. Ok, valori tutti bassi. Bocciato, ci vediamo a settembre. Soprattutto la bassa vibrazione. Entità eteriche. Un leone. Un coccodrillo. E c'è una strana creatura, tipo un po' aliena. Del secondo universo. No. No. Proprio una creatura che è legata alle sue abduction. Ma di che aspetto, forma, razza? Allora, sul giallognolo, diciamo con un aspetto rettiliano, come se fosse proprio uno di quei serpenti gialli bianchi. Ok. Quindi è soggetto ad abduction? Maggiormente in passato, ora molto meno. Quante erano mediamente in passato, quante sono adesso? In passato c'è stato un periodo in cui erano settimanali, perché mi dice 5-6 al mese. Ecco. Ora capita di rado. Possono passare anche 2 mesi senza, 3 mesi senza. Ok. Mi fa ridere perché pianeta da cui dice di arrivare è VIP. Chi? L'alieno? Sì, che fa sia VIP come very important person, sia come vipera. Molto vabbè. Simpatico. Poi? E 3DL. Il capo è Leo. Sì. Mentali, se ci sono. Ce ne sono tre. Una si chiama, è dei nostri anni, gomma da cancellare, rossa blu. Migliore, l'altra. Depressione, la terza. Ok, partiamo dalla gomma. Livello e caratteristiche. 3, 4. Mi fa vedere in particolar modo che utilizza per cancellare la parte blu. Cancella sul foglio e il foglio si rompe.
Quindi questo tentativo di cancellare delle parti della sua vita, specialmente delle emozioni, dei vissuti, non nella maniera però corretta, non nella maniera costruttiva, perché va a creare appunto un buco, ok? Quindi non va a rielaborare il vissuto, l'emozione, l'esperienza, ma va a creare uno strappo. E con la gomma rossa? La usa mai? C'è? La gomma rossa tende a usarla magari di più adesso per dei particolari minori. Per le questioni più profonde tende proprio ad avere questo atteggiamento qui di cancellazione un po' troppo forte. E non è d'aiuto. Ecco. Quindi la parte rossa è quasi intonsa e la blu è molto consumata? Allora, non è molto consumata perché appena la utilizza, immediatamente crea l'effetto, che è quella del buco, no? Perché effettivamente sai che la parte blu non era indicata per, da utilizzarsi sul foglio, no? In teoria la parte blu doveva essere utilizzata su, che ne so, sul muro, no? Per cancellare dal muro, ma lui la utilizza sul foglio. Quindi non è tanto consumata, ma immediatamente crea questo effetto qua di squarcio. Ok, che livello è questa entità mentale? Fra il 3 e il 4 oscilla. Ok, migliore. Dico 5. E ha varie sfaccettature, perché da un lato è proprio la sua tendenza a voler migliorare, no? In tutti gli ambiti, in ambito personale, professionale, economico. Però dall'altro io lo vedo quasi come una sorta di senso profondo di inferiorità e di inadeguatezza. Dover essere migliore per avere qualcosa. Ok? Se io non sarò migliore di quello che sono, io non avrò la mia realizzazione sentimentale, professionale, economica. Ma è una sorta di migliore legato alla non accettazione di quello che è. Cioè, come se migliore fosse un qualcosa altro da sé. Invece migliore è la parte più autentica di sé. È come se ci fosse questa confusione. Lui la intende come qualcosa che non è lui, diverso da lui. Il migliore è qualcosa che è ancora che non gli appartiene. E infine depressione, livello massimo. Penso del passato, livello attuale. 8, anche Però, 9, stato. mazza. Sì, è arrivato a dei Forte. livelli forti, forti, forti proprio. Attualmente io lo vedo intorno al 6, che chiaramente poi non è costante, però è come se ci fosse questa nota di fondo, sai? Quindi adesso sei, che Sì. non è poco. Ah, allora, io istintivamente oggi ho scelto l'esagono Orgone, che è 6, no? Adesso è come se Jack mi facesse notare. Allora, la data di oggi della sessione. Aspetta, perché infatti oggi è il 27-12-2022. 27 fa 9, 12 fa 3 e 2022 fa 6. Quindi è 9,
3 e 6, poi tutto che ha la matrice originaria del 3. E infatti mi fa vedere lui, il padre, cioè mi fa vedere come una specie di triangolo tra la madre, il padre, il fratello, come se tutto si originasse lì. Ma io vedo che è abbastanza risolutiva la giornata di oggi rispetto al futuro e rispetto anche al passato, perché mi fa vedere poi come questo triangolo a volte viene sostituito, quindi a volte c'è padre, madre e fratello, altre volte come se il padre andasse via e rimane lui, il fratello e la madre, tipo la contesa dell'affetto della madre. Tra lui e il fratello. Sì, è quasi come se lui non concepisse se stesso in questa famiglia. Infatti poi mi fa vedere il triangolo madre, padre e fratello. Va come bene, se lui si sentisse anche altro. Domande pubblicitarie, tra parentesi, cioè. Causa esoterica della scelta del nome Jack, che non è il suo, ma è quello che lui assumeva come avatar, diciamo, in un gioco, in un videogioco da giovane. Quindi quello che lui avrebbe voluto essere, avere come nome. Da un lato lui si trova molto a suo agio in tutto ciò che è gioco, in tutto ciò che è programma. Okay? Quindi lui ad un certo livello riesce a muoversi così. Il suo stesso lavoro è incentrato su quello. Quindi nel poter intendere un certo livello di realtà così, come un programma. Okay? E così è stato fin da giovane, quindi ovviamente non c'era lo stesso tipo di tecnologia e quindi c'era il gioco, ok? Il gioco di società, gioco di ruolo. È lui che rivestiva un altro ruolo. Quindi lui da un lato si sente molto a suo agio in questo poter giocare virtualmente dei ruoli diversi, dei ruoli anche vincenti. Però nel momento in cui si tratta di giocare con la propria personale vita, non è altrettanto a suo agio, non è altrettanto disinvolto, perché anzi prende tutto molto seriamente. I ruoli che lui riveste, vedo che li riveste anche in maniera molto drammatica. Causa esoterica del fatto che, mentre tu dicevi queste cose, ma me ne sono accorto solo io perché Jack scriveva, la sua immagine è impazzita 2 secondi. È scomparsa un secondo, senti un po' un casino. Adesso è tornato tutto a posto. Non so se ci sarà nella registrazione, penso di sì. Diciamo che in queste abduction che lui ha subito, specialmente io vedo nell'età dell'adolescenza, in particolar modo tra le medie e le scuole superiori, l'obiettivo era proprio questo di volerlo incastrare dentro al gioco vita in maniera molto drammatica, in maniera molto sofferta. Ok? E il fatto che noi stiamo un po' smontando questo è una cosa che adesso cerca in qualche modo di essere sabotata, ok? Non è buona cosa che noi stiamo facendo questo, che lo stiamo togliendo da questo suo ruolo fisso drammatico. Gli stiamo dando la possibilità di uscire da questo personaggio che lui ha sempre preso molto molto seriamente. Le abduction avevano invece lo scopo di farlo stare dentro questa sua
serietà. E infatti gli hanno dato proprio poi un percorso di vita anche molto inquadrato, lasciando un margine molto piccolo di espressione personale, in particolar modo sacrificando tutta la sua sfera sessuale, che invece potenzialmente in lui era anche molto forte. Altra domanda, parentesi, causa esoterica di tutto il pasticcio nel suo, nella sua famiglia relativo a una lettera, possiamo anche dire quella, qual è, se ti torna utile, nel suo cognome. Adesso è in meno, doveva esserci in origine. Una lettera doppia. In realtà le cose stanno ritornando all'equilibrio. Quindi il fatto che adesso I viene figli considerato, sì, abbiano il cognome originale, originario. solo nella scuola, non di fatto. Esatto, però è come un riportare al giusto equilibrio le cose. Dopo tanto sfasamento intergenerazionale, in cui io vedo, poi sono tutte figure maschili, tra l'altro, no? C'è lui, c'è il padre, c'è il nonno, due figli maschi, c'è il fratello. Vedo che ci sono stati veramente diversi tipi di squilibri, ok, all'interno di questa generazione maschile, ed è come se ora si potesse riportare ordine, però attraverso di lui. È lui che è stato uno dei soggetti ad aver maggiormente accusato questo squilibrio, ma da lui parte l'impulso per riportare all'ordine, alla bellezza, all'armonia. Va bene. Monica, testosterone. Jack ha avuto problemi con questo ormone. Ha avuto problemi con la pineale, l'ipofisi, ha avuto un adenoma. Lui ha questo impianto ai genitali fin da ragazzo, secondo me fin da quando aveva 12 o 13 anni, ok? Quindi sicuramente la sua maggior, più intensa problematica è proprio derivata da queste abduction molto forti che lui ha avuto e che si concentravano proprio sull'energia sessuale sua, che potenzialmente è enorme, io vedo. E anche potenzialmente è enorme la sua capacità creativa, creativa progettuale, di mettere le basi per dei progetti e avere proprio delle idee nell'ambito suo lavorativo, nuove idee, proprio innovative. Con questo impianto gli hanno non solo inficiato tutta quella che è stata, insomma, no, il suo equilibrio ormonale, e quindi tutta la sua sessualità, ma io vedo anche parte della sua creatività. Anche se vedo che gradualmente lui se ne sta riappropriando. È come se poi più riuscirà ad esprimere la propria creatività, più vedrà dei miglioramenti anche per quanto riguarda la sfera intima. Sai che però non ho capito, che cos'è il testosterone per l'uomo e cos'è per la donna? Allora, il testosterone mi viene proprio sotto forma di principio maschile creativo, fattivo, materico.
ok? E che quindi non può effettivamente andare sotto un certo livello, altrimenti si genera una sorta, diciamo così, di stasi, di buchi. Nel suo caso, essendoci stato questo disordine, prolattina, testosterone, mi fa vedere delle depressioni energetiche e quindi ormonali che corrispondevano anche alle sue depressioni emotive. E cos'è nella donna il testosterone? Mi risulta sempre comunque una componente del principio maschile, dell'energia maschile. In sostanza, perché lui è stato ostacolato sul fronte testosterone? Era così, come dire, in grado di svilupparne una carica consistente e invece è arrivato a livelli bassissimi. Allora, se lui avesse avuto, diciamo così, il testosterone a livelli corretti, a livelli equilibrati, lui si sarebbe realizzato in maniera molto diversa. Nel senso che intanto desiderio della famiglia non si sarebbe realizzato quando si è realizzato, ma sarebbe stato posticipato. Si sarebbe maggiormente concentrato in ambito lavorativo e avrebbe avuto delle relazioni differenti da quelle che ha avuto. Vedo proprio un percorso di vita completamente alternativo, diverso, perché fin dall'adolescenza. Infatti, a inficiare sul discorso testosterone c'è stata la sua parentesi giovanile a base di alcol e droghe, che anche quelle andavano, diciamo così, a danneggiare l'aspetto del testosterone. Quindi di fatto, vuoi per un discorso di alcol, vuoi per un discorso di depressione e poi successivamente per una questione di adenoma, di fatto tutti questi fattori hanno inciso negativamente sul discorso testosterone, sull'assetto ormonale e quindi sulla sua energia sessuale, sulla sua energia creativa. E infatti lui adesso si vuole riappropriare di tutto e dice: è il momento di concentrarsi su di me. Primo messo, in primo piano la famiglia, la realizzazione di me come padre, capofamiglia, generatore di figli, eccetera. Adesso sono io come persona. Cioè, come dal caos, lui adesso sta mano a mano rientrando verso l'ordine. Ma per farlo ci sono tante cose da spostare. Va bene, causa esoterica del non finire le cose, di sentirsi, come dire, anche a volte non il capo, no? Non quello visibile, con la visibilità. Ma lì è una sorta di autocastrazione, io la vedo. Cioè mi dà tanti riferimenti proprio e mi porta sempre al centro lì del suo corpo, no? Mi fa vedere come di fatto è lui stesso, anche perché lui chiaramente è il creatore e l'artefice di tutto, a generare, diciamo così, questi autosabotaggi, queste autocastrazioni. Per cui magari è lui a iniziare un certo progetto, poi in qualche modo lo consegna nelle mani di altri con la scusa, perché alla fine è un pretesto,
di essersi affezionato a queste persone, ma di fatto questo è un modo, non so come dirti, per stare un passo indietro, per non mettersi completamente in gioco. Perché il discorso è che in questa sua entità mentale di voler essere migliore, è come se lui non avesse il coraggio di essere se stesso fino in fondo. Non lo è mai stato se stesso fino in fondo. Cioè si è sempre scelto delle sceneggiature nel corso della vita che gli hanno fatto interpretare dei ruoli molto da vittime. È stata vittima di una ragazza, ok, che l'ha fatto soffrire molto. È stato un po' vittima di una situazione familiare in cui lui si sentiva tagliato fuori, il senso dell'abbandono, non un granché amato. La solitudine. Sì. E poi ancora una situazione familiare in cui... Allora, dimmi. No, perché sembra un po' dura come cosa. Io non credo che lui abbia visto sua moglie veramente come donna della sua vita, profondamente mai. Ora ce l'ha ben chiaro questo concetto, ok? Però era sicuramente una donna molto più rassicurante rispetto a altre situazioni vissute in passato. Burrascosa. Sì. E lui ha utilizzato questa situazione di nuovo per non emergere totalmente di chi è veramente. Poi questa donna l'ha veramente, da un certo punto di vista, sorpreso, perché facendo approfondendo il discorso proprio esoterico, seguendo le nostre sessioni, lei è andata verso un cammino di autenticità, ma mi fa vedere solo per una parte. Poi è come se avesse a lui aperto questa possibilità dell'autenticità, ma lei ha un po' poi deviato ed è entrato lui in questo canale di autenticità. Lei è la fiamma? No, no. Esiste la fiamma di Jack? C'è questa, io la chiamo collega di lavoro, però non so neanche se precisamente da definire così, no? Però ci sono degli elementi comuni nell'ambito del lavoro che un po' si sbraccia, è un po' come se si volesse fare notare. Non so, mi dà come se ci fosse molta affinità fra di loro, intesa. Ed è la fiamma? Allora, vedo in lei il desiderio di esserlo. Vedo in lui il voler tener presente un campo d'azione più ampio. Esiste la fiamma della moglie? Della moglie? Ma adesso non so, perché mi dà come se la moglie stesse vivendo un periodo un po' più di introspezione, un po' più di chiusura in se stessa. E quando vivi, diciamo così, questo stato d'animo, cioè è più difficile, no? Individuare delle fiamme, attrarle, crearle. La vedo in un Quindi periodo così. di transizione. Sì, Jack, lui scusa, ti più di chiedo, cosa apertura. succede? Ti chiamano? Allora forse è il cavo della cam che lo muovi, non muoverlo più, no, ok. Spero che poi nella registrazione non si muovano tutte le finestre, se no impazzisco. Va bene. Causa esoterica del rapporto particolare con i soldi.
Classico questo, no? Sentirsi in colpa, nel farsi pagare, eccetera. Ma sai che i soldi me li dà come una sorta di alter ego? Cioè, è un po' strano da dirsi, eh? È come se lui, nella difficoltà di accogliere i soldi, perché poi alla fine è quello, perché non c'è nessun'altra ragione, è la difficoltà di accogliere se stesso per com'è realmente. Nel momento in cui lui, si, ama per quello che è, io vedo che proprio i soldi fluiscono proprio abbondanti. Quindi c'è un disamore? Allora, da un lato un non essersi mai veramente conosciuto, quasi con la paura di scoprire che non va bene. Perché è come se lui fin da piccolo avesse sentito che l'allontanamento del padre e della madre fosse dovuto a com'era lui. Cioè, sono io che sono fatto così, sono sbagliato e li allontano. Tanto è vero che mio fratello era fatto giusto, era fatto bene e mia madre si è dedicata a lui. Ma con me non ha fatto così. Senza saperlo fino in fondo, è come se lui si desse dello sbagliato. Infatti, lui ce l'ha questa entità mentale, no? Io devo essere migliore. Invece il meglio del meglio è proprio ciò che lui è profondamente, autenticamente, che non è mai venuto fuori e che ora sta spingendo per venire fuori. Ok, andiamo un attimo in quella vita, in quella vita, in quel tempo in cui da bambino si sentiva abbandonato. Ma di fatto non era abbandonato, i genitori lavoravano e magari non li vedeva in maniera esagerata, ecco, in maniera costante. Mi fa sentire come lo stato d'animo che potrebbe avere un bambino che è temporaneamente in un istituto e ogni tanto i genitori vanno a trovarlo. Una volta si usava, per esempio, no? Se i genitori dovevano lavorare tanto, non potevano occuparsi del figlio, per un periodo di tempo davano sto bambino in istituto. Però occasionalmente andavano a trovarlo, no? È come se lui avesse dentro di sé questo vissuto qui di abbandono. Aveva una tata, in effetti. Sì. Questo, come se lui fosse in attesa dell'arrivo dei genitori. C'è una vita parallela, passata, a supporto di questo aspetto. Sì, però nell'aspetto contrario, cioè questa sensazione che io vedo in lui che è in un istituto e sente questo tipo di sofferenza, di senso d'abbandono, di attesa con ansia che arrivino i genitori, lo vedo invertito, cioè era lui il papà che aveva lasciato realmente all'interno di un istituto. Il figlio, perché era un uomo molto ambizioso. In questo caso non era un lavorare tanto per sostentare la famiglia, ma un lavorare tanto, per poter realizzare fino in fondo tutte le proprie capacità, il proprio talento. Va bene, spendiamo due parole ancora sul testosterone. Va bene, è un ormone, ok, serve per, a livello del funzionamento del corpo umano, perché nella Matrix esiste questo archetipo, questo concetto. Quindi negli uomini più alto, più è legato alla virilità, come si ripercuote su PSPE? Esiste naturale, esiste sintetico.
Allora mi fa vedere l'iniziale, che è proprio questa T, no? Grande, di testosterone, poi la T che viene ripresa all'interno, e mi fa vedere proprio questo bivio, ok? Inizia con una strada e viene un bivio, quindi mi fa vedere come appartiene sia alla componente uomo che alla componente donna, diciamo, e mi fa vedere come se fosse un dominio, chiamiamolo così, un dominio, uno strumento attraverso cui dominare. Come se fosse una componente dell'azione. Il testosterone è uno di quegli ingranaggi che regolano l'agire, il fare, il realizzare, realizzarsi. Come vedi il testosterone sintetico? Per esempio utilizzato in ambiti sportivi, doping, energeticamente, esotericamente. Esotericamente, allora, mentre qui il testosterone lo vedo, diciamo, compatto, lo vedo sotto forma di polvere, di dissoluzione, diciamo così, no? Come se fosse una polvere imitazione. Ok? Non ce la fa ad avere la struttura e la consistenza del testosterone naturale. Ed è esattamente un ingrediente della Matrix, di finzione. Ed è un perfetto ingrediente della Matrix. Tutti gli ormoni sono gli ingredienti della Matrix. Sì, quelli sintetici a maggior ragione, perché stanno a raccontare la finzione dentro la finzione. Molto interessante. Tutto è finto, questi sono finti il doppio. Ma cosa significa una doppia finzione? Una finzione nella finzione cosa comporta? Per esempio, chi assume ormoni sintetici in ambiti sportivi poi la paga, diciamo, no? Restandoci secco, con tumori, perdendo la gara perché è identificato nei controlli antidoping o in ambito non sportivo agonistico, comunque in qualche modo prima o poi la paga. Ha un momento di splendore e poi un momento di distruzione, di autodistruzione. Sì, perché si sono infrante i principi, le regole della Matrix. Quindi il testosterone di fatto è un elemento naturale che abbiamo scelto far parte della Matrix, che stia entro certi livelli e entro certi modi di espressione naturale. Nel momento in cui questo viene alterato, c'è un primo momento che è un picco, dove il testosterone conosce la sua massima espressione, e poi c'è il disfacimento. Il baratro. Sì, andando fuori dalle regole della Matrix. Va bene, prendiamo adesso Jack come energia, come forma, così come lo vedi tu in ambiente ipnotico. E il concetto, l'archetipo, il simbolo del testosterone. Il testosterone, tra l'altro, no, adesso mi dà questa T capovolta ad indicare proprio l'organo maschile, ok? Ok, quindi c'è il pene e ci sono i testicoli, e questa è proprio la lettera T. La T a testa in su, in giù, insomma, come vuoi. Sì, esatto. Allo stesso tempo la T me la riporta proprio alla testa, testosterone, tra l'altro c'è anche una certa assonanza, no? Ad indicare come l'aspetto dell'energia sessuale di fatto si ripercuota nella mente, infatti l'abbiamo visto,
il forte nesso tra la sua creatività, per esempio in ambito lavorativo, e la sua sessualità. Dove però, mi fa vedere, allora, quindi le due T posizionate in maniera diversa, ok? La T della testa rimane con l'asticella centrale al centro della fronte, ok? Mm-hmm. E poi la parte alta si appoggia sulla testa. Mm-hmm. Quindi è come noi la T la vediamo dritta. Mm-hmm. Al contrario invece quella dei genitali, ok? Però quindi sono perfettamente speculari l'una all'altra. Ah, tu dici il membro eretto? No. Sì. Se vogliamo. Sì, sì, sì. Bene, con il suo testosterone a braccetto, Jack se ne va al cluster. Allora, il cluster me lo presenta proprio come una serie di rovi, alcuni sono rovi di spine, altre sono proprio varie piante di cactus, comunque proprio all'insegna qua del pungere, del sanguinare. Mm-hmm. Cosa fa? Li tiene? È come se fosse dapprima un po' spaventato di potersi di nuovo pungere, di nuovo essere trafitto da queste spine, ed è come se stesse decidendo qual è la modalità più giusta da attuare per non ferirsi. Lo sta come cercando, non so, freneticamente fra le sue app, se può esistere appunto uno stratagemma. Per cosa? Per fare cosa? Per raccogliere tutte queste spine, tutte queste piante spinose, senza pungersi lui. Ok? Un espediente. Perché non le toglie e basta, senza espedienti? Non lo sa fare? Allora, lui ha bisogno di lasciare di più andare proprio l'emisfero destro. Lavora tantissimo con l'emisfero sinistro. C'è tanta razionalità, pianificazione, eccetera. Mm-hmm. Però l'emisfero destro è anche un po' più legato anche a un aspetto, se così vogliamo dire, più profondo, più selvaggio, più indomito. Uh-huh. Adesso lo sta un po' scoprendo, però per tanto tempo l'ha tenuto sopito. E quindi è quello anche che suggerisce fantasie e anche colpi di testa. Lui ha paura dei colpi di testa, no? Come se gli arrivasse una sorta di suggerimento da uno dei figli. Io credo che i figli vivranno con maggiore libertà rispetto a come ha vissuto lui. Lui non ha vissuto tanto all'insegna della libertà, della realizzazione di sé. E quindi gli dà come un impulso, uno di questi ragazzi. E alla fine lui decide di metterli con gran coraggio, senza guanti anche, dentro a una specie di cestino di latta. Questo cestino di latta lo inserisce nel portale definitivo. Perché un cestino di latta? O perché hai bisogno di racchiuderli? Lui è anche un po' mentalmente così, eh? Lui è anche un po', tra virgolette, classificatore, ok? Fa parte anche della sua indole, fa parte anche della sua professione, organizzare, ordinare, classificare, rinchiudere, creare delle cartelle. Mm? Uh-huh.
Quindi la latta, questo contenitore, questa cartella, butti dentro i file, no? Li butti, il cestino lo butti nel grande cestino. Cestino momentaneo, la latta lo butti nel cestino definitivo, che è il portale definitivo. Capito. Facciamogli creare una deternum qua. È come se mi andasse in una ludoteca. Viene così, che era come forse un luogo che lui aveva frequentato in adolescenza. Tanto. È come se traesse forza da dall'aprire questo cartellone, ok? Questo, di questo gioco di società, lo possiamo dire, no? Qual era? Possiamo, sì, sì, sì. Sì, ma... di Dungeons and Dragons. È come se, non so, ecco, siccome tanto non esiste, no? Nel passato, nel presente, nel futuro, perché coesistono tutti contemporaneamente, è come se ripartendo da quel momento, che era comunque il momento di grandissima potenza, ok? L'adolescenza, dove tutto è possibile, no? Sia appunto per uno sviluppo fisico ormonale, sia proprio perché la tua vita, no? Si inizia a sbocciare da quel momento. Ecco, concentra tutto lì, dove qui l'energia era fortissima, era potentissima, aprendo questo cartellone, ok? Riesce a generare la deternum, proprio richiamando questa potenza adolescenziale. Benissimo, è bello. Ha una forma. Mi esce proprio da questa specie di libro, chiamiamolo così perché il cartello sembra quasi un libro, e quindi viene proprio come una forma di V inizialmente, che poi mano a mano si arrotonda ed è molto potente. Avatar. Ma sì, per me l'avatar è Babbo Natale. Boh. Un adesivo, diciamo, un adesivo di Babbo Natale è rimasto come avatar. Suppongo proprio ad indicare questa infanzia in cui lui non si è sentito magari il figlio amato come avrebbe voluto essere. Che poi Natale ha simbolo, diciamo così, in generale della famiglia, no? Sì, sì, perché all'inizio avevi visto, no? Sì. Cosa ne fa di questo avatar? Stacca l'adesivo dal computer, perché era applicato lì. Prima ci tiene a staccare questo adesivo e buttarlo nel portale definitivo e poi fa altrettanto con tutto il resto, con il computer e con la stanza stessa. Rifà una deternum anche qui? Sì, con grande clamore e appoggio dei figli. Solo dei figli? Sì. La moglie è molto attenta a tutto quello che sta succedendo, ma non so come dirti, non lo appoggia in questi passaggi. Osserva, non lo ostacola, non lo appoggia. Perché? Non lo so, mi dà come la sensazione che si è resa conto che le due strade sono un po' diverse adesso. Va bene. Chiamiamo lo zio disincarnato. Vabbè, un po' banale come immagine, perché mi si è presentato proprio con le trofie. Come delle trofie? Delle trofie al pesto. Trofie al pesto. Però, in verità, è come se lui mi facesse vedere il nutrimento, che di fatto lui ha proprio nutrito Jack da ragazzo.
Cioè Jack si è proprio sentito nutrito dalla presenza di questo zio. Nutrito nelle sue origini, no? Infatti mi fa vedere un piatto della regione, bello sostanzioso, buono. Proprio si è sentito accolto, capito da questo zio, più che da ogni altro componente della famiglia. Cosa vuole dire lo zio al nipote? Non so perché mi dice, puoi metterci anche i pistacchi. Come a far entrare un ingrediente che è fuori dalla sua regione. È come se gli desse il benestare per questo cambiamento di cui lui ha tanta paura. Ok? Un qualcosa che apparentemente proprio non abbineresti. No, cioè non abbineresti sto pistacchio alle trofie al pesto, ok? Però è proprio quel tipo di cambiamento inaspettato, strano, bizzarro, che invece è molto salutare e molto benefico per Jack. Veramente quella stranezza, quel colpo di testa. Che è anche un po' una scoperta, perché è come se poi mi facesse sentire il sapore di questo piatto, che beneficia moltissimo di questa aggiunta di pistacchio. Ok? Magari nessuno ci aveva mai pensato a mettere questo pistacchio sopra, ed è delizioso. Fa la differenza. E l'ha aggiunto Jack. Va bene, chiamiamo tutti i parenti di tutte le generazioni di Jack, portale aureo, ed insieme allo zio, se non ha niente da aggiungere, li salutiamo tutti. Ti abbraccio una volta ancora. Però vedo che saluta anche la moglie, di Jack. E i nipoti, naturalmente. La vedo molto amorevole, benevolo. Non lo so, perché attraverso lo zio è come se mi si riportasse l'attenzione al cinema. Perché vedo di nuovo questa specie di collega di lavoro. È come se lui, non so, allargasse questa sua benevolenza a tutti. Per far andare le cose in un certo modo. Più o meno. Non lo so, anche per dire a Jack che ha fatto le cose giuste. Che se anche gli sembrano a volte sbagliate, ha fatto le cose giuste, perché l'hanno portato ad adesso, ad ora, alla sua evoluzione. Non c'è niente di sbagliato in quello che ha fatto. Allora, salutiamo tutti. Salutiamo anche lo zio. E chiudiamo il portale aureo. Sì. Jack ha visto tante cose in questa sessione. Vediamo la sua nuova vibrazione. Mi ha spostato la virgola ed è diventata 106 miliardi. Ok, o 160. Ah, 106. Va bene. Percentuale di consapevolezza. Era 122. Tra i 177 e i 185. Bene. Anima. 48. Vite precedenti. 1807. 6. Cervello.
8.6. Benissimo. Ci sono ancora il progetto Cactus, la catena con la palla di ferro, la PS è sempre vino e la PE è spirito. Come si chiamano? Allora, la PS elica. Fa vedere che si muove con il vento. La PE mi fa vedere corda, però me lo fa vedere in senso positivo, la corda che sta intorno all'ascia, all'ascia che tiene tipo un indiano d'America in mano. Ah, che unisce la pietra dell'ascia al bastone. Ed è di nuovo una specie di T, un po', no? Questo strumento. Entità mentali, entità eteriche, impianti ci sono? No, adesso è ripulito completamente. Va bene, messaggio a Jack a tutti quelli a cui vuole lasciare puntualmente, specificamente, puntualmente, individualmente, ecco, un messaggio, partendo, se vuole, dalla moglie. Questo nostro tipo di viaggio finisce qui, ma continua in un modo diverso. Ed è il viaggio che abbiamo scelto di fare insieme. Ai figli sarete sempre parte di me, come lo siete sempre stati. Ah, vedi, di nuovo dice, sarete la parte migliore di me. E io stesso sono la parte migliore di me. A questa collega è come se dicesse, aspetta, vacci piano. Devo ancora capire delle cose, devo ancora guardarmi intorno. Perché in questo momento Jack ha proprio bisogno di occuparsi maggiormente di sé, avendo fatto chiarezza su tutta una serie di questioni, ha proprio bisogno di lasciare agire dentro di sé questa forza, inteso proprio anche come potenza virile di uomo, di maschio, da ogni punto di vista, ok? Ha bisogno proprio di farla scorrere dentro di sé, prima che dedicarsi ad una fiamma. Messaggio a se stesso. Mi vedo forte, potente come realmente sono e come non ho mai sentito di essere. Mi mostra proprio come è pronto ad accettare, ad accogliere le parti più profonde di sé. Allora, con grande amore, ma allo stesso tempo con grande orgoglio. Ecco, la gioia, l'orgoglio di essere stato tutto quello che è stato, senza nessuna vergogna, senza nessun rimprovero, né a se stesso né agli altri. La fierezza proprio di tutto il percorso che ha scelto fino a qua. Come vedi Jack? Immagine finale. Legato ancora all'alcol? No, quello minimamente no. All'abbandono? No, me lo fa vedere proprio come, non so, come un albero forte, strutturato, con le radici profonde, solido. Però allo stesso tempo con questi rami che possono essere flessibili, no? Seconda delle intemperie, del vento, no? Lo vedi collegato alla depressione? C'è ancora l'entità mentale 9, 6? 6, 9. Lui non è più legato a quell'entità mentale lì, depressione, ma è giusto che ricordi con rispetto e quindi proprio perché adesso abbiamo anche tolto queste sue entità mentali che gli facevano cancellare brutalmente magari, ok? Dei ricordi delle parti di sé. Invece adesso è giusto che guardi con rispetto anche quel momento lì, perché più lui guarderà con rispetto e con tranquillità
questi suoi momenti difficili del passato, più lui sarà gradualmente sempre più forte, sempre più potente. E mi fa vedere potente nelle due T, ok? Nella parte intima e nella parte testa. Potente. E poi erano collegate. Potente, ci sono di nuovo le T dentro, potente, due T, come in testosterone. Che poi erano collegate perché ce ne sono tre. Il problema di testosterone era legato a un adenoma che schiacciava la ghiandola pineale, quindi esatto. Il problema era qui e si ripercuteva sotto. Va bene. E vibrazione finale, vuole alzarla? Da 106 a allora, da 106 più? Arriva a 186, 196. Benissimo. La terrà a 196 i prossimi giorni, settimane, mesi, anni? Più 150, secondo me. Però se vuole, dipende ovviamente solo ed unicamente da lui, può andare a 196. Va bene, abbiamo finito.